Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max e continuiamo a parlare stranamente eh, perché è finito da, già da un bel dì il Grande Fratello, invece ci sono ancora delle, eh, delle notizie che circolano circa il programma eh, perché sono in corso i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello VIP, che iniziano praticamente 12 mesi prima quasi. E beh, no, non è vero perché il programma dura 6 mesi, quindi 6 mesi di preparazione al massimo anticipano 6 mesi, ecco, Lì. E quindi eh, ci sarà una notizia che sicuramente non sarà buona, però per Alfonso Signorini perché la VIP ha deciso di mettere tutto in piazza e di dire tutto quel che non avrebbe dovuto dire. Così, mentre sono sempre più le voci che parlano di un'edizione del tutto nuova, particolare per questo nuovo autunno, con i VIP che lasceranno spazio ai cosiddetti NIP, cioè le persone comuni che hanno caratterizzato la prima parte della storia del reality che è stato quello il Grande Fratello, quello proprio indimenticabile, no? Ma c'è un'idea di sottofondo con ma c'è un'idea che secondo, almeno Melita Toniolo, sarà un'idea vincente. Lo ha raccontato nel corso di un'intervista esclusiva a fanpage.it. Potrebbero pensare a persone nuove che non hanno neanche una pagina social, più riservate Farei anche un mix di età, dalla signora di 60 anni al ragazzo di 18. Avrebbero molto da imparare una dall'altro, ha raccontato Melita che ha puntato il dito su come il reality sia diventato diverso nel corso degli anni fino ad essere un prodotto totalmente diverso dal suo. Il mio GF era completamente diverso da ora. A guardare la nostra edizione ci si divertiva tantissimo perché in una serata c'erano scherzi, sketch e prove della settimana. C'era anche il momento del pianto. Ma durava circa 20 minuti. Anche le litigate erano molto più naturali, mentre adesso forse calcano un po' la mano. Poi noi eravamo in pochi, sempre gli stessi, non entrava mai nessuno. Poi la rivelazione sul GF VIP e Alfonso Signorini: mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no. Non ho nulla contro il GF perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social. Non racconto mai per filo e per segno la mia giornata. Melita non si è fermata qui. Ha poi raccontato i suoi esordi in tv a cominciare da lucignolo. La diavolita mi ha insegnato a non avere filtri, a buttarmi, avevo 20 anni ed ero molto giovane. Non indossavo maschere, continuavo a dirmi, devi essere te stessa, anche se calcavo un po' la mano. Diavolita era rompiscatole, irriverente, faceva anche domande che non doveva fare. Con il mio aspetto fisico ho sempre giocato, fin dai tempi dalla scuola. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci. Tanto pago io, che ve frega. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.